Ben ritrovati cari amici di Radio Puginio Ner, Stiamo seguendo il Festival di Sanremo 2024 eh, in diretta, eh, naturalmente, eh, per nostra passione e in un certo senso eh, per nostra vocazione. Ma siamo qui per raccontarvelo in tempo reale per aggiornarvi su tutte le novità lo abbiamo fatto anche questa sera anche se non siamo stati in diretta sul nostro canale youtube come nella prima serata in cui stavamo ascoltando e commentando appunto in diretta eh, tutti i primi le prime esibizioni eh, dei big quindi eh, ascoltando per la prima volta eh, I singoli eh, del Festival di Sanremo che i cantanti eh, portano in gara. Scusatemi, sono un attimo distratto perché sto, comunque adesso c'è eh, un piccolo midli con eh, dei brevi eh, spezzoni delle esibizioni dei Big. Eh, stiamo attendendo la classifica. Finale della seconda serata: vota il 50% della votazione dei voti finali provengono dalle radio e il 50% proviene dal televoto. Eh, la somma di questi due 50% fa il 100% naturalmente e quindi eh, la classifica finale della seconda serata, vedremo se sarà simile, uguale oppure totalmente differente dalla classifica che abbiamo letto, eh, abbiamo eh, raccontato in tempo reale ieri sera e eh, che vedeva alle 2 di notte <ride> eh, ma comunque soddisfatti di aver ascoltato tutte le canzoni, di averle commentate insieme, di essere stati insieme per più di cinque ore in diretta e più di mille, eh, mille di voi si, eh, ci hanno ascoltato sono stati con noi e vi ringrazio vi ringrazio perché moltissimi eh, si sono iscritti eh, negli ultimi giorni al nostro canale youtube marco puggini eh, che ospita radio puggini on air oltre alle mie canzoni che vi invito eh, ad ascoltare visto che siamo in tema di canzone eh, sono un cantautore per cui vi invito ad ascoltare il mio ultimo singolo eh, Canzoni da insonni, per cui questo è un orario perfetto per ascoltarlo e, e anche vi inviterò ad ascoltare. Vi invito a farlo sin da ora, naturalmente. Il mio nuovo singolo in uscita, Il Politico, in uscita venerdì prossimo. Quindi eh, domani notte, domani dalla mezzanotte, eh, lo, lo potremo ascoltare insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate. Eh, singoli che fanno parte del nuovo album in uscita, un album eh, di inediti. Eh, dopo tanto tempo, eh, in uscita il 29 marzo, la prima goccia di pioggia. Un momento per farmi anche un pochino di pubblicità, se permettete. Ma andiamo, eh, andiamo ancora ad esplorare il Festival di Sanremo. Stiamo in attesa, eh, ora ci sono gli Isla, Highlight. Come si chiamano? cioè dei piccoli spezzoni eh, delle esibizioni dei big eh, di Sanremo di questa sera, perché stasera si sono esibiti soltanto 15 dei big, sapete, eh, ne abbiamo già parlato, insomma, e gli altri 15 invece sorteggiati li hanno, eh, li hanno presentati e la stessa cosa avverrà domani sera al contrario. Allora, ancora pochissimi secondi per televotare, dice Amadeus. Siamo in diretta. Resta indipendente una campagna del Consiglio dei Ministri. I più giovani eh, devono informarsi e essere più consapevoli dei rischi eh, delle dipendenze. Per questo video approfondimenti sulla Rai. A cui seguirà un'attività eh, di sensibilizzazione nel territorio e nelle scuole. Insomma, questo è un annuncio di passaggio perché ora eh, c'è lo stop al televoto, lo stop ufficiale. Per cui da questo momento non si può più televotare. Diciamo Adeus, siamo curiosissimi di scoprire la top 5. Eh, e prima vi stavo dicendo la. Pochi secondi e scopriremo i cinque primi artisti per il televoto e per le radio. Pochi secondi per il gran finale della seconda serata di Sanremo 2024. Queste ora le parole di Amadeus. Quindi ci sarà un breve break pubblicitario e poi sapremo finalmente la classifica di questa seconda serata del festival. Eh, vi dicevo che ieri sera nella classifica invece della sala stampa, perché ieri sera votava soltanto la sala stampa, prima tra tutte Angelina Mango, quindi eh, la favorita della sala stampa. Vediamo se sarà anche la favorita delle radio o del televoto no ma stasera aspettate Angelina Mango stasera non c'è per cui questa sarà una classifica parziale naturalmente non ha spiegato Amadeus se la classifica che ora darà sarà sommata a quella di ieri sera non penso no, no. E questa sarà soltanto ha detto sì la classifica delle radio e dei mm, e del televoto per coloro che si sono esibiti, ma Angelina Mango stasera ha presentato, in questo momento non ricordo chi, scusate, siamo in diretta, ma eh, perché abbiamo visto sempre comunque 30 cantanti sul palco. Eh, non, ricordo, non ha cantato, però, stasera sì, di questo ne sono sicuro. Ha presentato Angelina Mango, per cui eh, sarà una classifica dunque parziale. Staremo a vedere, staremo a vedere eh, tra pochi secondi o pochissimi eh, minuti. Eh, dicevo Angelina Mango nella classifica di ieri sera della Sala Stampa. Prima, prima tra tutti, eh, ricordiamo: quarto Diodato tra i vincitori, ex vincitori eh, di Sanremo, e quinto Mahmoud eh, per la Sala Stampa un'ottima posizione, secondo me guadagnerà anche stasera eh, Loredana Bertè. Loredana Bertè che ha conquistato il pubblico con eh, un brano eh, di una fortissima energia, ma soprattutto eh, un testo, un testo eh, che in realtà, anche se sembra leggero, perché eh, viene cantato su questa musica molto eh, in un certo senso leggera perché comunque sia una musica che fa ballare, fa muovere, eh, che travolge anche grazie all'energia dell'interprete eh, Loredana Bertè eh, ma dicevo un testo di questo singolo pazza un testo anche molto profondo secondo me se ci si ferma ad ascoltarlo è eh. Ecco, piano piano stiamo facendo un, sempre ascolti, più approfonditi, no? di mano a mano che stasera abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare per la seconda volta live di nuovo eh, questi singoli. E quindi, piano piano ci stiamo creando un'opinione sempre più, eh, più vera, più eh, approfondita su. Eh, su questi singoli eh, sicuramente ognuno di noi avrà dei preferiti già e in questi giorni eh, ne parleremo. Proveremo anche a fare una classifica noi qui a Radio Puggion R su un una nostra classifica grazie ai voti che darete proprio voi. Ma di questo ve ne parlerò in una delle prossime puntate a proposito per non perdere nessuna delle nostre puntate restate aggiornati anche iscrivendovi al mio canale youtube marco puggini ma anche se siete iscritti dovete cliccare sulla famosa campanella insomma eh, per ricevere le notifiche dovete fare un passo in più e allora sì che non perderete nemmeno una puntata e allora Cari amici, ora ancora c'è la pubblicità eh, per cui siamo in attesa, siamo in attesa di, di ascoltare in diretta la classifica di questa seconda serata del festival. Eh, saranno annunciati i primi cinque, e ripeto, per chi si fosse collegato soltanto ora eh, con la nostra diretta qui su YouTube, con la nostra premier su YouTube. Eh, stiamo parlando dei primi 5 eh, classificati nella classifica di, della seconda serata che eh, sono stati votati da, dalle radio e dal, dal televoto, quindi dal pubblico a casa. Ma il 50% di questa votazione finale deriva dalle radio, e l'altro 50%, 50% eh, dal pubblico a casa. Ed ecco, ed ecco che ricomincia ci siamo, siamo arrivati alla proclamazione della top 5 prima della classifica, Amadeus invita a fare un grandissimo applauso naturalmente alla co-conduttrice di questa serata straordinaria che è Giorgia ed Amadeus eh, naturalmente Giorgia ringrazia, regala regala è un bouquet di fiori, i fiori di Sanremo a Giorgia come ad ogni eh, ospite, ogni eh, co-conduttore, cantante, insomma come è usanza a Sanremo. Allora, ricorda Amadeus che ieri la sala stampa ha votato, stasera invece hanno votato le radio e il televoto. Andiamo a scoprire quali sono state le 5. dunque preferite dal pubblico a casa e votati anche dalle radio al quinto posto della top 5 televoto radio al quinto posto abbiamo Mahmood con Tota Tuta Gold eh, ragazzi Mahmood è così si classifica al quinto posto come ieri sera nella classifica della sala stampa quindi eh, stessa votazione al quarto posto c'è L'Oredana Bertè, l'Oredana Bertè compazza questa volta, invece ieri sera avevamo la prima ieri per il televoto, prima per la sala stampa e quarta ora oggi per televoto e radio, quindi forse ho sbagliato io dicendo la prima era stata Angelina Mango, ieri sera, la prima ieri sera era stata l'Oredana Bertè. Perdonatemi, eh... il terzo posto stasera è per Annalisa. Con sinceramente, per cui i tre cantanti che stiamo vedendo al di là delle posizioni, tutte e tre erano dunque nella top 5 anche ieri. Ma stasera, quindi, dunque è quarta. Loredana Bertè, mentre ieri sera era prima. Ok, abbiamo chiarito. al secondo posto, stasera a sorpresa. C'è Irama con Tu no, quindi una new entry rispetto alla top 5 di ieri. Irama va direttamente stasera al secondo posto. Eh, e attenzione: Televoto: 50% radio, 50% eh, televoto. Hanno scelto come canzone preferita. Vediamo chi c'è al primo posto. Dice Amadeus: e c'è Joliet. I per me, tu per te. Ecco come vedete, ragazzi, c'è il figlio eh, di Amadeus che esulta eh, tra, in prima fila eh, tra il pubblico. Quindi, primo Joliet, i per me, tu per te. Secondo, I tu no. Terza, Analisa, sinceramente. Quarta, Loredana Bertè eh, con pazza. Quinto Mahmoud, tutta Gold. Vedete come le classifiche, dice Amadeus, possono variare perché chiaramente nel caso di Joliet e Irama che non erano nella top 5 della sala stampa ieri, oggi sono addirittura prima, primo e secondo, mentre Bertè eh, e Mahmoud c'erano già ieri anche Analisa. Eh, quindi domani sera vedremo cosa succederà. Eh, con le altre esibizioni eh, nella terza serata e poi giovedì con le cover e poi eh, il gran finale quindi se ne, ne parleremo naturalmente ragazzi molto eh, nel corso delle prossime ore fatemi sapere cosa ne pensate eh, voi della classifica eh, di questa seconda serata iniziate a scrivere nei commenti de delle nostre puntate video qui su YouTube anche eh, iniziate a scrivere qual è il vostro eh, preferito, così inizieremo a anche a confrontarci e, e a fare una nostra classifica, la nostra classifica qui di Radio Puginion Air che sveleremo poi eh, prima eh, del gran finale e vedremo se, se ci avremo preso. Se avremmo indovinato eh, il, il vincitore eh, di questa edizione, naturalmente, eh, un'altra delle cose che volevo dire, eh, che ricordo ieri sera Angelina Mango, quindi eh, probabilmente Rama è andata a sostituirla nella, mh, nella top 5. mentre la Bertè ancora rimane in pole position per cui secondo me eh, naturalmente il televoto influenza moltissimo perché eh, la sala stampa può avere un certo tipo di orientamento eh, può averlo anche le radio magari possono avere naturalmente eh, gli addetti ai lavori hanno anche più esperienza stanno lì a guardare molti più invece eh, il popolo diciamo la maggioranza delle persone votano proprio a sentimento no? per cui e se in quel momento eh, un cantante non so, tipo un Joliet, un Irama comunque sia hanno molto appeal eh, verso un, un certo pubblico e comunque hanno un sacco di gente che li tifa e che sta lì vota, 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 vota il televoto davvero può influenzare moltissimo eh, la classifica finale in questo caso e dunque, anche se poi al 50% con le radio, eh, però poi quando lo vai a sommare anche con la sala stampa, vediamo che comunque certi nomi eh, sicuramente resteranno e sono quelli che hanno ricevuto sia il voto ieri sera dalla sala stampa, sia dalle radio e dal televoto stasera. Per cui non so le new entry come se la caveranno quando, nel momento in cui si andranno a sommare tutti i voti, ma sicuramente Loredana Bertè mamud eh, sono coloro che sono stati scelti eh, da entrambe le parti: da entrambe i televoti in entrambe, in entrambe le serate, per cui hanno molta più probabilità. Vedremo come andrà. Comunque, restiamo convinti che Angelina Mango abbia delle ottime opportunità. Eh, C'è la Loretana Bertè che eh, anche potrebbe essere una delle potenziali vincitrici, ehm, ma poi davvero ripeto, certo c'è Mahmood, ma poi abbiamo naturalmente altri 15 artisti che si devono ancora esibire. Vedremo come sarà la classifica eh, di domani notte, non sera, ma notte perché eh, è l'1.33 e ancora siamo qui eh, in diretta. A parlarvene ora c'è Mahmoud in compagnia di Fiorello. Inizia il Dopo Festival e noi vi lasciamo al Dopo Festival. e Ci riascoltiamo domani qui a Radio Puginion Air per commentare in diretta, momento per momento, eh, tutte, eh, tutte le novità, tutte eh, le grandi sorprese che ci, ci riserverà anche domani sera. Il Festival di Sanremo, e poi restate collegati, sintonizzati con il mio canale YouTube non solo per Radio Puginioner ma anche per la mia musica e se siete qui per Radio Puginioner ci sono tante altre eh, puntate, tanti altri video da scoprire sul, eh, né, tra le sezioni video, nelle playlist del mio canale, nella home page eh, del mio canale per cui eh, divertitevi con... Eh, i nostri video e eh, scoprite tutto ciò che c'è da scoprire su questo festival di Sanremo e su tutte le novità eh, sulla musica, sullo spettacolo e eh, le notizie eh, più o meno belle eh, di cronaca e dal mondo eh, della politica. Vabbè, ne ho elencati fin troppi, lo so, a volte sono molto noioso. Eh, di motivi per cui dovete restare sintonizzati eh, con Radio Puginio Ner. Se non c'è nessuno di questi motivi che vi diletta, vi aggrada, allora il motivo per cui dovreste restare sintonizzati con noi, ditecelo voi, scrivetecelo nei commenti. Vabbè, lo so, le dirette stancano, fanno male. Cari amici, è stato un grande onore, un privilegio essere in vostra compagnia. Ci riascoltiamo domani e con le prossime puntate di Radio Puggino.